Benvenuti a questa breve diretta mattutina in cui vi racconterò una storia. Voi sapete che nel blog spesso ho raccontato delle storie. Qua per esempio vi racconto la storia di un incrocio dove ho la precedenza, ma faccio passare gli altri perché se non li faccio passare non riesco a passare io. Cioè, certe volte il mondo è controintuitivo. Allora, la storia che voglio raccontarvi si rivolge proprio a voi che ci seguite sui social, soprattutto a quelli che mi seguono da molto tempo, da prima che entrassi in politica, ed è la storia di un combattente. La storia di un combattente perché scelgo la storia di un combattente? Ma perché il discorso che sento fare, in generale lo stato d'animo che vedo, racchiude secondo me una contraddizione. Cioè, da un lato mi vedo molto belli, tonici, carichi, intrisi di una retorica bellicista, il nemico è una guerra, dobbiamo distruggerli, non ci avranno mai, eccetera, eccetera. Dall'altro, chi mi segue da più tempo lo sa, credo che tutti noi sottovalutiamo, perché non ne abbiamo avuto esperienza diretta nella nostra esistenza, almeno quelli che hanno meno di 70 anni, sottovalutiamo l'effettiva e reale minaccia di un reale conflitto. Cioè, insomma, noi siamo molto prodighi di metafore belliche, ma secondo me non siamo abbastanza attenti al rischio concreto di un'evenienza bellica. Eppure, se ci fate caso, quello che Giavazzi ci chiedeva l'altro giorno era che noi facessimo un mutuo per riarmare la Germania. Cioè, l'esercito unico europeo è questo, e quando si riarma la Germania, che cosa può andare storto? Ma insomma, non entro in questo, non voglio farvi preoccupare, voglio farvi riflettere, se possibile anche divertire. È la storia di un guerriero medievale. Voi sapete che oggi, diciamo, la guerra si fa come ieri, bisogna stare sul campo, insomma. Il guerriero medievale, quindi ve lo dovete immaginare con la sua cotta di maglia di ferro, con il suo casco. Pensate che fastidio portare un casco di metallo pesante, cioè pensate che fisico dovranno avere questi qua, anche semplicemente fare un pezzo, salire una scala di un castello con tutti questi chili di ferragli addosso. Poi pensate per esempio che per tutta una serie di motivi, insomma, si tendeva a combattere d'estate, e nel Medioevo fra l'altro c'era anche stato quello che gli storici del clima chiamano un ottimo climatico, faceva calduccio. Pensate che fastidio in un campo, ovviamente si tendeva a combattere in pianura, vedi alla voce peso della roba che porti addosso, vedi alla voce possibilità di manovra della cavalleria, che era nel Medioevo quello che oggi è l'aviazione o forse i missili, insomma. Quindi immaginatevi il caldo, l'afa, la polvere, il sudore, la tensione. E naturalmente con questo casco in testa, insomma, sudi, insomma, c'è una situazione di disagio fisico intenso. Ecco, immaginatevi questo, possiamo pensare a un cavaliere che viene disarcionato, si trova nel mezzo di una mischia. Io credo che voi ricordiate o sappiate che all'epoca non esistevano le uniformi, quindi non era così evidente capire chi fosse amico o nemico, non, non,
non nell'immediatezza, non sempre, non in tutte le circostanze, perché non c'erano solo giubbe rosse, giubbe nere o blu. C'erano eserciti che spesso erano composti da vari reggimenti, gruppi di vari signori feudali con vari colori, non esisteva il concetto di uniforme, che sarebbe stato poi introdotto dopo in età posteriore, e quindi questa polvere, questo, lo stress di non capire esattamente dove sei, da che parte possono colpirti, no? E da che parte sono i tuoi. Da che parte sono i tuoi? Cioè, io ero a cavallo, sono a piedi, ho addosso chili e chili di roba che mi impediscono di muovermi, sto crepando di caldo, sto mangiando polvere, ogni tanto mi arriva una mazzata da qualcuno, non lo vedo, non so da che parte posso avere meno mazzate. Allora però è lì, dalla grata della celata dell'elmo, intravedi una cosa, intravedi la bandiera, la tua bandiera, perché non c'erano le uniformi, ma c'erano le bandiere, c'era l'alfiere, che era importante perché l'alfiere era il punto di riferimento, era quello che indicava: noi siamo qui, questo è il nostro campo. Quindi, a prescindere da dove siano gli altri, verosimilmente da un'altra parte, noi siamo qui e se tu sei dei nostri devi venire qui per non farti troncare di mazzate. Ecco, la storia che vi voglio raccontare è una storia che finisce male, perché è quella di un cavaliere coraggioso, prestante, tecnicamente e intellettualmente agguerrito, ma estremamente aristocratico e un po' schizzinoso. Come sono molti di voi che hanno per questo tutto il mio affetto e la mia stima. E questo cavaliere vede la bandiera, si avvicina quindi verso l'alfiere, ma avvicinandosi nota un dettaglio che lo fa trasalire di raccapriccio. Quale orrore! L'alfiere ha la forfora. Oddio. E io proprio questa cosa non posso sopportarla. E quindi il nostro cavaliere, visto che l'alfiere, il punto di riferimento, aveva la forfora o altre cose, non so, magari l'acne, ecco, mettiamo così, attraverso l'elmo vede, o non lo so, le doppie punte, si allontana sdegnato e viene naturalmente passato al macinino dagli avversari. Cioè, che cosa voglio dirvi con questa triste storia che spero non sia la vostra? Voglio dire che sto vedendo dei discorsi in giro da un po' di tempo veramente sconcertanti. Cioè, noi abbiamo passato mesi e anni e ormai decenni a dirci che la forza del PD fondamentalmente, non definirei neanche la sinistra, la forza di quella roba lì che viene diciamo, dalla felice confluenza del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana di sinistra, era di essere ideologica, di votare la bandiera, fregandosene altamente dei candidati, e adesso cioè di essere ideologici, cioè di essere come nella Prima Repubblica. Siamo nostalgici della Prima Repubblica. Nella Prima Repubblica i comunisti votavano per i comunisti, i democristiani per i democristiani, i liberali per i liberali, i repubblicani per i repubblicani. Non so a che età si facesse questa scelta, non so, ho un'esperienza diretta, insomma, di eventuali, sì, probabilmente la si poteva anche cambiare, insomma, è chiaro, le persone, diciamo, hanno libertà di maturare visioni diverse del mondo.
con i progressi, insomma, della loro esistenza e della loro esperienza. Però era così. Dice, ma c'erano le preferenze, ma la classe politica era migliore. Boh, non lo so, sì. Ogni tanto osserviamo documenti dell'epoca, video o interventi parlamentari, nei quali effettivamente sembra di riscontrare una qualità migliore della classe politica, perché si esprimevano in un italiano più forbito, almeno alcuni, perché argomentavano. Ma siamo sicuri che questo non sia un effetto legato all'osservazione? Cioè, purtroppo oggi, nel contesto generale dell'antipolitica, si è creato un tale incitamento al degrado, tale per cui noi in realtà poi abbiamo a prescindere un'opinione negativa e svantaggiata della classe politica tutta. L'italiano, parliamoci chiaro, non lo parla più nessuno, anche perché non lo insegnano in pochi e in meno lo parlano. Questo è un problema che ha delle sue radici, non voglio entrare in questo, non mi interessa, ma non lo so, vi immaginate una performance di Amittore Fanfani a Un giorno da pecora, o di Giulio Andreotti dalla onorevole Gruber, che ricordo è stata una eurodeputata illustre del PD? Cioè, se il contesto è degradante, l'immagine che tu ottieni è un'immagine degradata, questo è chiaro. Quindi io non farei il ragionamento, sì, ma allora si votava la bandiera perché comunque cadevi bene. Ma se fosse veramente stato così, allora poi non avremmo avuto una serie di caratteristiche comunque negative di quell'assetto istituzionale, perché c'erano anche degli aspetti negativi. L'aspetto positivo era l'autodeterminazione, ne avevamo dei margini relativamente maggiori, anche lì attenti a mitizzare il passato, ma l'aspetto negativo era anche che, avendo libertà, ogni tanto se ne abusava, quindi non è che dobbiamo santificare tutti. Il punto è un altro, il punto è che c'era un rapporto più, lineare fra l'esercizio del voto e l'appartenenza a uno schieramento ideale. E qui arrivo a un punto. In questo momento mi sto rivolgendo a voi tramite un social, quindi parliamo di social. Vi faccio un esempio banale. Voi lo sapete qual è l'unico partito che in Europa si è opposto al DSA? Cioè, la taglio un po' con l'accetta, mi scuseranno i puristi, abbiamo anche organizzato seminari molto raffinati su questo tema, qui vado corto. Chi si è opposto alla censura dei social? È stata la Lega. Allora, se siete per la censura, potete tranquillamente votare gli altri. Ma se siete contro la censura, suggerirei di evitare di votare gli altri o di non votare perché il candidato Lega ha la forfora, ha le doppie punte o ha l'acne. D'accordo? Il candidato Lega è Lega e la sua bandiera è quella di chi ha difeso la vostra libertà. Punto! E non fa niente che l'elezione sia amministrativa o sia europea, perché vedete, purtroppo qui c'è un paradosso. Il paradosso è questo: i margini di libertà che voi credete di avere e di esercitare nel momento in cui, a livello di elezioni amministrative, scegliete il candidato che secondo voi vi rappresenta perché è la migliore espressione del territorio, perché ha la migliore capacità amministrativa per questo e per quell'altro,
si sgretolano di fronte alla constatazione semplice, commissariati dal PNRR, se anche voi metteste il migliore degli scienziati dell'amministrazione a amministrare il vostro comune, la vostra regione, quello che è, avrebbe dei margini di azione estremamente ridotti. Questo non vuol dire che l'uomo non possa fare la differenza, la fa sempre, ma vuol dire solo che dovete evitare di ragionare in un modo che serve solo a costruirvi delle delusioni, e dovete avere sempre in mente, oltre all'obiettivo tattico, all'obiettivo di prossimità, l'obiettivo strategico, che è quello di recuperare dei margini di libertà, e quindi dovete votare il simbolo che questi margini di libertà ve li ha garantiti con dei fatti politici. D'altra parte, se non fosse così, ma perché la Lega, e solo la Lega, perché lo vedete che è così, sarebbe oggetto di una campagna di aggressione mediatica e anche di altro tipo che va avanti da molto tempo, ma che si è intensificata quando la Lega ha cominciato ad abbracciare una certa visione del mondo? Perché? Perché noi? Bene, io questo volevo dirvi. Se continuate a ripetere, se pensate, e in parte è vero, di essere in una battaglia, di essere in una guerra, è vero, siamo il conflitto, la vita è conflitto, no? Quindi va bene così, allora però regolatevi di conseguenza e radunatevi attorno alla vostra bandiera. È molto importante questo, perché in questa guerra, che è una guerra di logoramento, come avrete visto, oggi ve ne parlavo su Twitter, come era leggibile già un anno fa e ve ne avevo parlato sul blog, i nostri antagonisti, chiamiamoli così, sono in forte sofferenza come risultato di una serie di loro caratteristiche strutturali, della qualità della loro imprenditoria, della struttura della loro economia, che nonostante tutto quello che i media, che sono il nostro principale, diciamo, nemico sul terreno, raccontano, li rendono fragili e inferiori a noi. Quindi adesso dobbiamo solo resistere attorno alla bandiera. Significa che dobbiamo votare il simbolo di chi ha difeso la nostra libertà. È un simbolo dove c'è uno scudo, dove c'è un signore qua con uno scudo, questo qui, non so se, cioè, ecco, che alza una spada in segno di vittoria. Ecco, questo è quello che vorrei potessimo fare, e sono sicuro che potremo fare a giugno, con un percorso che dobbiamo costruire un passo alla volta, e il primo passo, come sapete, è questo fine settimana. Vi lascio.